Popolo siciliano, ubicato nello Stato italiano, in diretta dalla Panastudio Production di Palermo, La Tana del Lupo, conduce Francesco Panasci. Due più due potrebbe fare anche tre, potrebbe fare cinque, anche potrebbe cinque. Fare sette. Secondo me si fa l'interpretazione. A seconda dell'interpretazione. Però siccome, caro Totò, siamo in diretta, possiamo salutare i nostri telespettatori, i nostri internauti con un buongiorno, bentrovati. La fai tu l'inizio di questa puntata? Bentrovati alla Tana del Lupo, non lo so. Si chiama Tana del Lupo la rubrica. Sempre questa. Dal 2009 siamo la Tana del Lupo. Allora, faccio io. Quando non mi dice, comincio io. Eccoci pronti. Allora, dammi il via. Via. Buongiorno telespettatori, oggi un'altra puntata della Tana del Lupo e ospite con noi Francesco Panasci. Grazie di questa ospitata, caro commissario presidente. Mi sto vedendo la carina, come inizio. Cioè, chi ci vuole? Se ha bisogno di qualcuno, pronto a venire a lavorare. Esatto, ma quando vuoi, Totò, questa è casa tua. Non so quanto ti posso offrire, perché per ora con la crisi economica... Non sei un ente pubblico tu? No, sono un privato. No, e allora posso lavorare, perché se noi non sei interdetto. Se tu fossi ente pubblico, io sarei interdetto, quindi posso lavorare con te. E quindi noi siamo contenti di questo, perché tra l'altro ci serve molta manovalanza. Il manovalanza lo faccio io, e tu fai la parte di produzione. Io faccio il manovalanzo. No, il manovalanzo. Ciao Totò, ben trovato. Allora, grazie ancora per essere ritornato su questa nostra... Dove devo guardare? Dove vuoi, ci sono telecamere dappertutto. Scegli tu dove ti fa più piacere. Vabbè. Quella comunque ti prende proprio frontale. Ah, perfetto, allora, ciao. E allora, ben trovato Totò, stavamo commentando a telecamere spente un po' quello che è l'andamento di questa nostra isola, i ritardi dovuti probabilmente a una legge sbagliata e quindi questo governo regionale non riesce a venire fuori e comunque cominciare a lavorare per quello che è il fabbisogno non solo della nostra isola, dei nostri siciliani, delle nostre imprese, delle nostre famiglie e quant'altro. E, vista anche la tua grande esperienza da governatore di questa terra e di questa regione siciliana, io così a memoria non ricordo mai un ritardo di questo tipo. È vero che sono confluite, come dicevamo, a telecamere spente le due elezioni, quella nazionale e quella regionale, però tutto questo purtroppo è un sistema che sembrerebbe malato, ma rende più malati noi cittadini e imprenditori che subiamo questo enorme ritardo. In un momento anche, caro Totò, dove si parla di PNRR, di infrastrutture nuove, di aiuto per il caro energia, una crisi economica derivata da pandemia, insomma c'è un inferno di problematiche che investono tutti noi, nessuno si salva, ma siamo fermi. Beh, è bene spiegare che c'è un ritardo che certamente non è dovuto al Presidente della Regione, che anzi si sta sobbarcando il lavoro degli assessori con grande spirito di sacrificio, ma un ritardo dovuto tanto alla proclamazione dei parlamentari. Ci sono stati ritardi nei seggi a Messina, a Catania, a Siracusa, quindi se i parlamentari nelle varie province non vengono proclamati e se poi tutti, una volta finito la proclamazione per ogni provincia, non vengono convocati in assemblea perché giurino da parlamentari, e quindi il Presidente della Regione non può procedere all'elezione e alla nomina del governo. Quindi è un ritardo dovuto alle difficoltà che hanno incontrato nelle varie province le elezioni. Ha influito certamente il fatto che stavolta si sono dovuti occupare anche dell'elezione alla Camera, dell'elezione al Senato. E però, nonostante questa doppia tornata elettorale concomitante, c'è obiettivamente un ritardo che non c'era mai stato le altre volte nella proclamazione degli eletti. E che cosa bisogna fare, se non attendere chiaramente che questo governo si formi? Ma intanto la prossima volta bisogna evitare che si voti insieme, nazionale e regionale. Lo dico da democristiano interessato, perché se si fosse votato in due tornate diverse, la mia Democrazia Cristiana avrebbe avuto il doppio dei voti, perché purtroppo noi abbiamo subito il fatto che non c'è stato per noi un effetto trascinamento che invece che c'è stato per Forza Italia, c'è stato per Fratelli d'Italia, c'è stato per il PD e per i 5 Stelle. Quindi evitiamo che questo possa succedere, perché anche quello significa falsare le elezioni. Risolto il problema del Parlamento, quindi in arrivo questo governo, ma
ci chiediamo, ma il governo è davvero pronto? Nel senso, ci sono già le scelte dei partiti per gli uomini che dovranno andare a prendere posizione all'interno di questo governo siciliano? Ma penso che non sarà la nomina del governo un problema, perché Schifani ha già lavorato in questo frangente. Il governo che si insedia però ha purtroppo davanti a sé, per la prima volta diversamente dagli altri governi, un'incombenza che è l'approvazione del bilancio. Non si è mai votato così in ritardo, il Parlamento non si è mai insediato così in ritardo. È chiaro che insediandosi a metà di novembre ha pochissimo tempo per approvare il bilancio, tra l'altro è anche condizionato per l'approvazione del bilancio della finanziaria, dell'approvazione del bilancio nazionale, quindi dovrà fare in fretta, dovrà fare velocemente, dovrà contestualizzare le prerogative di un Presidente della Regione, per esempio, che può fare lo spoil system, ma che deve stare attento a farlo, perché si troverebbe in piena approvazione di bilancio senza la nomina di alcune cose se c'è lo spoil system. Quindi tutte le cose che il Presidente della Regione sta attenzionando e che dovrà mettere e cucire insieme per evitare di fare in questo momento così difficile e particolare per la Regione altri elementi di caos. E tra l'altro dico, a parte questa urgenza che è quello del bilancio stesso, abbiamo letto, anche perché riceviamo anche noi come redazione il comunicato che Schifani ha messo su anche a proposito di investimenti, una cabina di regia che coinvolge una serie di burocrati per snellire e aiutare i dipartimenti regionali. Però questa cosa a noi un po' preoccupa, perché avremmo voluto sentir dire o veder partecipare personaggi che abbiano davvero una competenza specifica e non per forza che siano dei burocrati che già impegnati come direttori nei vari dipartimenti, quindi un doppio ruolo che secondo me potrebbe invece rallentare più che accelerare questa macchina. Ma il Presidente Schifani, oltre alle difficoltà sue di un governo della Regione, oggi si trova ad affrontare anche le difficoltà che, non avendo la Regione approvato negli ultimi anni i bilanci e comunque la revisione dei bilanci, non può fare assunzioni di esterni, quindi deve obbligatoriamente servirsi del personale della Regione sino a quando non avrà portato a termine tutte le incombenze che sono legate alla revisione dei bilanci e a tutto il resto. Quindi questo ha costretto il Presidente a lavorare su quello che c'è come classe dirigente o come rappresentanza della classe dirigente, ma c'è sempre tempo nel futuro, quando tutti questi passaggi saranno fatti, a consentire anche al Presidente della Regione di guardare un po' più oltre l'amministrazione regionale. Conoscendo bene la macchina burocratica della Regione Siciliana e conoscendo anche i vari direttori che oggi risiedono nelle loro, nei relativi dipartimenti, la scelta di quegli uomini e quelle donne lì per questa regia tecnica che dovrebbe, in qualche cabina di regia cosiddetta tecnica, che dovrebbe snellire e accelerare questa procedura, secondo te è stata azzeccata dal Presidente? Ma io non sono abituato a dare giudizio sulle scelte, sono dei dirigenti della Regione di cui il Presidente ha ritenuto potersi servire e utilizzare per fare questo lavoro. Facciamoli lavorare, decideremo e valuteremo dopo se stanno facendo bene o stanno facendo male. Passiamo all'altro argomento che in questo momento crea non poche polemiche, che è quello del Presidente dell'Assemblea Regione Siciliana, di cui si parla tanto, e tra l'altro non ultima questa diatriba che c'è stata tra Schifani e Miccichè. Miccichè in questo è maestro, ormai lo conosciamo tutti, che riesce sempre in qualche modo a entrare a gamba tesa su alcune situazioni. Sembrerebbe adesso che lui non sia interessato a fare il Presidente dell'Assemblea Regione Siciliana, però probabilmente questo centrodestra in questo momento ha un problema. Ma la politica è fatta di problemi ed è fatta anche di capacità di risolvere i problemi. Cioè, è chiaro che ci sono dei problemi, ci sono dentro tutti i partiti, ci sono anche dentro Forza Italia. Io credo che bisogna dare la possibilità al Presidente di lavorare per risolvere questi problemi, ma è chiaro che se il Presidente della Regione è di Forza Italia è complicato che anche il Presidente dell'Assemblea possa essere di Forza Italia. Il Presidente dell'Assemblea viene chiesto dalla forza oggi più rappresentata dentro il Parlamento regionale, che è Fratelli d'Italia. Credo che abbiano già scelto la persona da votare. Noi come Democrazia Cristiana
dentro la coalizione leali, come sempre, voteremo il presidente dell'assemblea regionale e ognuno svolga il proprio compito e le proprie funzioni. Il presidente dell'assemblea assolverà il compito di presidente per cominciare a lavorare per la commissione, per tutto il resto, e diamo al presidente della regione la possibilità di lavorare per la composizione del governo. La persona invece che avrai scelto come assessore, parlo del tuo assessore. Io ne avrò due. Ne avrei uno. Chi sono? Lo puoi dire, no? Senza... Beh, io devo mettere un uomo e una donna, stiamo valutando sulla possibilità di chi mettere, io ce l'ho già in testa, ma se io dovessi dire adesso chi sono gli assessori, in qualche modo lederei il diritto del Presidente della Regione di poter scegliere gli assessori. Io che sono non solo amico, ma anche grande, uno che rispetta il ruolo e rispetta le regole, e rispetta soprattutto il lavoro del nostro Presidente della Regione, non mi permettere mai di anticipare il nome che non devo fare. Ma non so, visto che non siamo riusciti a scipparti i nomi della democrazia... Saranno un uomo e una donna. Una donna, è già questo. Perché è questo, nelle regole, ogni partito dovrà farsi carico di designare una donna. Ma dal punto di vista della scelta, potresti anche dirci quale potrebbe essere l'assessorato che farebbe più... o gli assessorati che farebbe... Questo lo dico... con grande serenità. A me sarebbe piaciuto prendere come Democrazia Cristiana l'assessorato all'agricoltura. Tutti gli assessorati sono buoni e devo dire dipendono molto da chi si pone alla guida di quella delega, dalla capacità che avrà di farli utilizzare. Quindi sotto questo punto di vista aspetteremo di dialogare, di decidere insieme alle altre forze politiche, al Presidente, quali saranno le deleghe che prenderemo. Fatto il bilancio, quali sono secondo te, Totò, vista sempre la tua grande esperienza da governatore, subito le priorità da mettere in campo, e visto anche tutte le emergenze che questa Sicilia in questo momento grida, come forse grida tutta Italia se non tutta Europa, ma dove si dovrebbe immediatamente mettere mano? Sviluppo che passa dall'attivazione dei fondi del PNRR, che passa all'attivazione dei fondi del Fondo Sociale Europeo, dei fondi infrastrutturali europei. Ma perché questo possa essere fatto subito e bene, io propongo, e voglio dire al Presidente della Regione, di attivare subito un grande concorso di dirigenti regionali. Poi, se posso aggiungere, certo, vorrei dire, c'è una grande anomalia che attraversa la dirigenza della Regione, e questa anomalia è le fasce dei dirigenti. Non è possibile che se noi assumeremo domani mattina un dirigente vada, dopo essere assunto, in una fascia superiore a quelli che sono già dirigenti della regione per oltre 25 anni, perché siccome si assume con la nuova legge nazionale va in una fascia, in una seconda fascia. Se invece gli altri che sono alla terza fascia non si eliminano le fasce, se rimarranno subalterni a chi viene assunto ora. Quindi aboliamole. Ma no, è un'anomalia che va aggiustata. Certo, anomalia che sta creando dei problemi persino nella nomina dei direttori. Tu sei per il ponte sullo stretto? Assolutamente sì, io l'avevo fatto il ponte. Abbiamo fatto una società, avevamo cominciato i lavori, c'erano i soldi. Se qualcuno si passa la briga di andare a verificare... No, erano cominciati già i lavori dello spianamento per costruire i piloni. Poi chi è venuto dopo quel governo Berlusconi, e cioè il governo di Prodi con Di Pietro, che non fosse Pecoraro Scanio, non so chi fosse il ministro dell'ambiente, hanno cassato la possibilità di fare il ponte, abbiamo perso i soldi, o meglio ci hanno dato quella manciata di soldi che abbiamo speso per fare altre cose piuttosto che fare una grande opera che avrebbe rilanciato dal punto di vista internazionale la Sicilia, la Calabria. Così è successo, speriamo che questa volta invece tutto questo non succeda, qualunque sia il progetto, purché si comincino subito i lavori. E in questo tu credi che Salvini possa influire parecchio, visto che è il nuovo ministro delle infrastrutture? Mi pare che su questa vicenda Salvini sia molto determinato e l'abbia preso di petto. Il ponte va fatto, ci sono già tutte le condizioni dalle quali si può partire perché possa essere fatto, e speriamo che finalmente cominciati i lavori si portano a portare in porto. Un'altra grossa spina nel fianco di questa regione che purtroppo eredita è anche queste ex province che sono diventate città metropolitane, che poi sono state abbandonate. Su questo, guarda, c'è
da fare sicuramente un libro, come dire, delle barzellette quasi, però non è una barzelletta perché fa poco ridere, che è il dramma che si è creato, l'abbandono più totale di queste strutture che comunque continuano ad avere il personale, continuano ad avere quei costi che dovevano essere tagliati, ma non funzionano dal punto di vista della loro mission. È la sagra del ridicolo. Da Presidente della Regione fui sempre contrario all'abolizione delle province. Con me non si discute neanche di poterle abolire, ero un fautore dell'ente intermedio delle province, anzi le leggi che feci tendarono a potenziare le province dal punto di vista delle competenze e delle risorse. Certo. Poi ci fu una norma nazionale che immaginò, non si capisce per quale motivo, che le province dovessero scomparire, ma la Sicilia avrebbe potuto mantenerle perché noi in materia abbiamo legislazione autonoma sugli enti locali, certo. Quindi avremmo, se avessimo voluto, avremmo potuto difendere le province. Non fu così. Crocetta, penso bene, in una lucida follia di una trasmissione di Giletti, di annunciare che aveva cassato le province, come se le province si potessero cassare in televisione, si potessero in qualche modo dichiarare estinte per un provvedimento di TV, chiamiamolo così. In realtà le province rimasero lì con le loro competenze, ma senza più gli organi. Si sarebbe dovuto procedere a un'elezione di secondo grado, che non si è mai fatta. Sull'errore di non procedere almeno sull'elezione di secondo grado, purtroppo non coinvolse non solo tutto il governo, tutta la legislatura di Crocetta, ma anche quella del presidente Musumeci, che seppur avesse più volte manifestato la volontà di procedere, veniva fermato in aula da chi invece non aveva interesse, spiccioli di bottega, a far fare le elezioni provinciali, preoccupato che quelle elezioni potessero creare condizioni di qualche dirigente di poter fare poi il deputato regionale, banalità senza senso e dal respiro corto. Sono contento che il presidente Schifani abbia messo tra le priorità, o forse abbia messo come priorità legislativa, e questo siete tutti con la riapprovazione della vecchia legge, sì, del ripristino delle province, la riapprovazione di quella legge che va a votare con l'elezione diretta e che ridà ai territori un organo intermedio e dà la possibilità ad alcune competenze di essere governate, perché è una desolazione andare in giro per la provincia, come per la Sicilia come vado io, e trovare dappertutto strade sconquassate perché non hanno più chi se ne occupa, scuole distrutte, immondizia dappertutto, perché le nostre strade sono diventate discariche a cielo aperto grazie anche a chi follemente volle interrompere anche un'altra mia opera che avevamo già cominciato a costruire, che erano i termovalorizzatori. Prendo atto che adesso tutti dicono che sia giusto rifare i termovalorizzatori. È una magra soddisfazione sapere, certo, che li avevo cominciati a fare e che sono stati interrotti, secondo me, in maniera sbagliata, e forse perché qualcuno in qualche modo aveva interesse a potenziare le discariche piuttosto che i termovalorizzatori. Ma Presidente, ma abbiamo tutto il centrodestra coeso su questa operazione del ripristino delle province? O c'è cose che il Presidente della Regione ha messo in programma e che la coalizione ha votato insieme al Presidente. Quindi immagino che siano tutti d'accordo. Quando c'è un programma che li prevede, la coalizione vota il Presidente il suo programma, da per sé che deve essere scontata che tutti siano d'accordo. Ma mi pare che tutti sono d'accordo. Abbiamo gli ultimi 3-4 minuti, vorrei parlare anche un po' di Palermo. Di Roberto La Galla. Ah, bene. Com'è intanto il rapporto con il nuovo sindaco? Il mio rapporto con Roberto è datato nel tempo. Anche quello politico parlo, a parte quello. Il rapporto umano è datato nel tempo, perché siamo da sempre amici. È stato il tuo assessore, mi fa dei tempi. Sono stato mio assessore, ma io sono stato suo non bravissimo allievo di radiologia. Insomma, ci siamo inseguiti nel rapporto di amicizia, di consuetudine, di frequentazione. Ottimi rapporti politici, La Galla è stato il sindaco su cui abbiamo investito, su cui ci siamo spesi, su cui abbiamo contribuito a che diventasse, stiamo contribuendo con il suo gruppo consigliare a far sì che lui possa fare bene con il nostro assessore, quindi credo che ci siano tutte le condizioni perché lui possa continuare a lavorare con la nostra totale fiducia e con il nostro totale supporto.
E con lealtà. Lealtà è fuori discussione. È fuori discussione. Non mi appartiene un rapporto che non sia leale. Però secondo te, anche con la stessa onestà intellettuale che ti contraddistingue Totò, ma stiamo facendo tutto quello che serve per Palermo? Perché come vedi il problema per esempio dei cimiteri continua a esserci ed è gravissimo. Ci sono stati, però vorrei che se fosse... Per fare un esempio dei cimiteri, ma anche con i rifiuti e tutto quello che sta succedendo. Vorrei che si fosse obiettivi. La Galla ha ereditato un disastro. 1500 bare in condizioni pietose, In questi mesi, pochissimi mesi, già sta provvedendo a dare una degna sepoltura a molte di queste bare, ce n'è ancora qualcuna. Si è già attivato, perché tutta una serie di opere di allargamento dei cimiteri che ci sono, e ti assicuro sta già pensando seriamente alla costruzione di nuovi moduli di cimitero in altra zona della città, perché questa vergognosa situazione venga superata. Io devo dire che è una responsabilità di chi ha preceduto la Galla, e non certamente la Galla, anzi la Galla la sta risolvendo con i tempi che ci vogliono, perché nessuno può pensare di seppellire 1500... E senza pure portafoglio, diciamo. E senza neanche molti soldi. Se poi insieme a questo ci mettiamo che la situazione dei rifiuti è altamente drammatica, si sta dando da fare perché anche questo possa essere risolto trovando le soluzioni anche per la prospettiva insieme a Schifani della costruzione dei termovalorizzatori, devo dire che affronta i problemi e si avvia le soluzioni. Prima i problemi non si affrontavano e quindi non si potevano risolvere. Sta facendo un buon lavoro sulla viabilità, non si capisce perché c'erano 5-6 tappi in questa città di Palermo che sono stati lì per oltre 5-6 anni e nessuno li aveva mai risolti. La Galla in un paio di mesi ha già levato i tappi, che sembra una banalità, ma una cosa sostanziale, perché prima non le avevano fatte. Ha ripulito tutta una serie di zone della città, ne sta ripulendo, facciamolo lavorare. Non è uno che ha la bacchetta magica, ma è uno che si sta impegnando e sta lavorando bene. Per concludere, Totò, parlando di Sicilia, di Meridione in genere, tu avverti che c'è un disastro sociale che sta coinvolgendo ragazzini, minorenni, c'è una delinquenza... sta prendendo sempre più luogo, c'è una disattenzione, c'è un allontanamento anche da parte di questi ragazzini dalle scuole, una violenza accanita, una modalità dove i genitori non intervengono a riprendere questi ragazzi, e dall'altra ci sono gli anziani che cominciano ad avere quei problemi che sono legati a questa digitalizzazione che è arrivata chiaramente in maniera velocissima e si trovano fuori dal mondo. Cosa si può fare per poter, come dire, intanto frenare questo arrestare in maniera seria, per arrestare, non parlo di arrestare ragazzi, arrestare questo disagio sociale che colpisce, ripeto, i più piccoli e i più grandi? Ma avverto che c'è questa situazione, ma credo che sia un dato reale, non è che una mia e una tua impressione, che purtroppo c'è. È chiaro che quando la dispersione scolastica in Sicilia raggiunge il picco più alto tra tutte le regioni italiane è un problema. È chiaro che si parte dalla scuola, perché poi questa cosa arrivi dentro la società e dentro le famiglie. Avverto che c'è uno scollamento dentro le famiglie tra i nonni, i genitori e i figli. Se si parte dal presupposto che le persone anziane siano un peso piuttosto che una risorsa, poi esatto, ce ne paghiamo le conseguenze. Io credo che invece i nostri anziani siano una risorsa, e lo sono non soltanto perché sono la nostra storia, la nostra vita, la nostra cultura, i nostri consigli a cui bisogna guardare, ma lo sono anche perché lo dobbiamo a loro. Se tante famiglie siciliane arrivano a fine mese è vero, potendo mangiare perché ce lo stipendio, quindi c'è questo problema che va affrontato. La politica deve intervenire evitando la dispersione scolastica, deve intervenire con la cultura della legalità, deve intervenire creando occasioni di sviluppo e di lavoro, perché se a un ragazzo gli dai una possibilità di lavoro è chiaro che lo levi dalla strada, è chiaro che lo levi dalle frustrazioni, è chiaro che gli mette in condizione di farsi una famiglia e di responsabilizzarlo. Ecco, quando parlo di sviluppo e di lavoro nella legalità, parlo di tutto quello che serve ad affrontare un problema vero, che è quello della delinquenza, perché la delinquenza non lo risolve a colpi di bacchette magiche, lo risolve creando occasioni di sviluppo, creando occasioni di lavoro, dando la possibilità alle persone, piuttosto che andare a delinquere, di poter lavorare.
levando armi alla mafia, perché un ragazzo disoccupato che ha bisogno viene, è certamente più sensibile ad essere dai mafiosi raggiunto con promesse illegali, e se invece uno lavora alla sua serenità ha la possibilità di poter dire no con più forza. Ecco, è tutto questo che, insieme alla giusta repressione che deve esserci da parte degli organi inquirenti, crea una condizione in cui questa società sia più legale, più libera e più attrezzata ad affrontare il futuro. E secondo te non è anche onesto e giusto dare una mano a quelle associazioni che oggi non ce la fanno più, ma che si sono sempre spesi per il territorio per aiutare questi ragazzi? Ma assolutamente sì, perché io proprio penso... questo, noi abbiamo avuto diverse associazioni che ci hanno scritto e dicono noi non ce la facciamo più. Ma guarda, c'è una mia nota stampa che leggerai fra poco sui giornali, dove parlo di welfare, dove parlo del terzo settore. Tutto questo non può essere affidato soltanto alle responsabilità della parte pubblica, non è in condizione di farlo, non potremmo fare, certo. E non ha la possibilità di farlo, va valorizzato nel nuovo welfare che noi vogliamo. Il terzo settore va dato a tante associazioni che lo fanno con passione, con grande determinazione, la possibilità di svolgere un lavoro che costa molto di meno alla regione e allo Stato, e che dà molto più frutti perché viene fatto con grande spirito di sacrificio, di volontariato e di passione, che invece lo Stato non va, altro che. Ma ripeto, è una delle cose in cui credo fermamente e che mi impegnerò perché possa diventare parte anche delle scelte del governo della regione. Bene, allora chiudiamo tutto questa puntata con questa bellissima nostra chiacchierata tranquilla. Sai, parlavo di anziani perché, vedendoti che ormai sei un po' vecchietto, sono anziano. Preoccupato che tu magari con il digitale non hai molta ma guarda, confidenza. Io da qualche tempo, essendo un buon lettore, leggo un po' di cose, vado regalando a tutte le persone che hanno la mia età un bellissimo libro che consiglio anche a te perché ti stai avvicinando. Grazie. Che è un libro, uno scritto di Cicerone, dal titolo Il Cato Maior de Senectude, o meglio ancora Discorso intorno alla vecchiaia, dove Cicerone, con una straordinaria capacità oratoria, ma anche di compenetrazione del problema, come solo lui sa fare, descrive i vantaggi di questa età, della vecchiaia, dicendo che non ha nulla a che fare né alla giovinezza né alla mezz'età, ma non ha nulla a che fare in termini anche di propositività. Va bene essere giovani, è bellissimo, va bene essere maturi, ma è straordinariamente importante essere anziani, perché la vecchiaia ti porta tutta una serie di possibilità di godere la vita che le altre fasce di età non hanno, e che la vecchiaia ti consente, intanto perché ci sei arrivato, e poi perché ti dà quell'equilibrio straordinario di poter godere di quei benefit che la vita ti dà, che probabilmente da giovane non sai cogliere. Perché sei troppo impegnato. Quindi l'elogio della vecchiaia di Cicerone. L'elogio della vecchiaia di Cicerone. Che io ti regalerò la prossima volta. Vabbè, mi aspetta. Perché quando tornerò, perché tu mi inviti una volta ogni tanto, sarai più vecchio e te lo potrò dare. Ma se ti cerco sempre io, Totò. Ma mi cerchi una volta l'anno. Tra l'altro dico, facciamo gli auguri a Totò, che è appena uscita per la quinta volta. È uscita per la quinta volta dal Covid, no? C'hai 5 vaccini, sono 4 vaccini. Ho 4 vaccini, no? Ho 4 vaccini e il fatto che abbia preso il Covid malamente quando ancora non c'è il vaccino, che vale come se fosse una vaccinazione. Cioè, vale 5. Quindi tu hai preso poi il Covid 5 volte a questo punto? No, ho preso il Covid 2 volte. Una volta malamente, la seconda volta grazie alla vaccinazione che continua a urlare con forza tutti devono fare, l'ho preso come una banalità, nel senso che non mi sono neanche accorto di averlo, ho soltanto avuto la responsabilità di non uscire per evitare di contagiarlo, ma ho avuto una banalissima influenza che non mi sono neanche accorto di averla, ero positivo, ma grazie al fatto che io puntigliosamente mi sono sempre vaccinato, e lo consiglio a tutti, vacciniamoci, perché è importante. Bene. Grazie Totò per questa tua presenza alla Tana del Lupo, sei grazie. Un bravo conduttore. Visto allora, grazie a tutti i telespettatori, finisce qui questa nostra trasmissione della Tana del Lupo, grazie al nostro ospite Francesco Panasci, che vogliamo ringraziare per la sua puntualità nelle domande che ha posto e nelle nostre risposte che abbiamo fatto. Arrivederci ai telespettatori tra un anno. Manda anche lo spot, però abbiamo uno spot finale. C'è lo spot finale che, racconta... che ci aiuta a pagare i debiti. Esatto, o quasi. O quasi. Manda Mario, manda.